Vale TV oggi è in Maniva, infatti questo weekend è un weekend ricco di emozione e festa per gli amici bersaglieri della provincia di Brescia e non solo. In particolare questo fine settimana festeggiamo il loro raduno con in aggiunta due eventi speciali. L'anniversario della sezione bersaglieri Valtrompia, fondata nel 1929 e che quindi compie ben 95 anni, e l'inaugurazione della sede bersaglieri di Valle Trompia presso il comune di Polaveno nella frazione Gombio. Scopriamo ora insieme agli amici bersaglieri questo weekend ricco di attività, promosso non solo per festeggiare, ma anche per celebrare e ricordare tutto il corpo dei bersaglieri, del presente e del passato, una delle unità militari più iconiche e storiche d'Italia, simbolo di coraggio e disciplina. Siamo con Martino Zoli, che è il presidente della sezione Valle Trompia dei bersaglieri. Oggi, insomma, in questi giorni è un weekend molto importante, hai voglia di raccontarci il perché? Si tratta del 95esimo della sezione, è una data molto importante. La sezione è nata il 18 giugno del 1929, da allora siamo andati avanti, siamo arrivati a tutt'oggi. Oggi, tra l'altro, una doppia manifestazione perché abbiamo il 95esimo e in più domani facciamo l'inaugurazione della nuova sede in Polaveno, frazione Gombio. Una bella quindi soddisfazione per la vostra sezione. Assolutamente, sì, è un motivo di orgoglio, anche perché oggi con questa manifestazione abbiamo qui due fanfare. Si tratta di un evento importante, è il primo in Italia ad avere due fanfare che fanno un concerto a quota 2000. Era già stato fatto un esperimento in Sicilia sull'Etna con una fanfara solo. Tra l'altro è la stessa che c'è qui oggi, quella di Bellizzole. Queste due fanfare sono l'orgoglio d'Italia, sono il nostro orgoglio bresciano, perché i due capi fanfara erano cognati. Purtroppo quella di Bellizzole, Alex Bertocchi, qualche anno fa, ha fatto la corsa in avanti, però siamo sempre rimasti legati da un forte legame di amicizia. Infatti, come li abbiamo chiamati, sono venuti subito con noi. Tra l'altro oggi ricorre anche il centenario dell'Associazione Nazionale Bersaglieri in Italia. C'era un evento importante anche a Bologna, ma buona parte è qui con noi oggi, quindi questo è ancora di più un motivo di orgoglio per noi. Due giornate molto importanti, anche perché c'è proprio il raduno provinciale dei bersaglieri. Sì, infatti quest'anno qui in provincia di Brescia ci sono due raduni provinciali. Uno è stato fatto un paio di settimane fa a Vobarno con l'inaugurazione del monumento del bersagliere, e poi questo qui, il 95esimo, molto importante. Tra l'altro noi siamo una delle sezioni più longeve della provincia di Brescia, quindi anche questo ci sprona ancora di più a far bene. Abbiamo avuto questa intuizione di fare questo raduno facendo un concerto qui sotto le stelle. Poi nella giornata di oggi si parla anche di gemellaggio. Sì, infatti la nostra idea era quest'anno lo faremo un po' così, un po' tranquilla, però volevamo fare un gemellaggio delle tre valli bresciane, essendo qui sul crocicchio delle tre valli, che la Valtrompia parte da qui, però è confinante con le altre tre valli, perché anche in Val Camonica c'è proprio una sezione Valle Camonica dei bersaglieri. In Valtrompia ci siamo noi, e in Valle Sabbia ci sono altre sezioni. Non c'è la sezione Valle Sabbia, però ci sono altre sezioni che sono qui presenti oggi, per cui è un motivo anche questo di unione. Il mio intento sarebbe quello che potrebbe diventare un evento annuale, questo, una ricorrenza annuale. Magari l'anno prossimo, se dovessimo riuscire a farlo, la mia intenzione sarebbe quella di mettere una lapide e una targa là dove ci sono la chiesetta delle Tre Valli, in ricordo appunto di questo gemellaggio. E come anticipavi prima, ci sarà anche un concerto con una dedica particolare. Sì, infatti quest'anno abbiamo pensato di dedicare questo concerto ad un nostro bersagliere della sezione. Tra l'altro è uno dei primi, deve essere stato uno dei primi che abbiamo trovato. Poco tempo fa abbiamo trovato dei suoi dati, perché una volta
non era come adesso anche il fatto di sapere la gestione delle sezioni, o che si trovavano un po' così in forma un po' spartana, e non c'era tutto quell'indirizzario dettagliato. E siamo riusciti a trovare questo, che infatti si tratta del bersagliere Guido Lucchini, nato nel 1896, è stato uno dei fondatori della sezione Valle Trompia. E questo, tra l'altro, dove ci troviamo proprio, si tratta proprio di un ambiente che adesso ci sono i nipoti che vanno avanti con la ristorazione e tutto. Quindi oggi una bellissima storia di unione, di ricordo, e ci lasciamo con la speranza che da questa giornata poi veramente ogni anno questo gemellaggio dei bersaglieri delle Tre Valli si continuerà a fare. Sicuramente, noi confidiamo in questo. Avevamo confidato anche nel bel tempo, purtroppo il tempo è stato quello che è, però non ci ha abbattuto, anzi, infatti la gente sta arrivando, sono arrivate anche le due fanfare, sono arrivate addirittura da San Donà col pullman, e non ci ferma nessuno. Noi siamo bersaglieri, il bersagliere ha sempre 20 anni, quindi è sempre longevo, sempre giovane, agile e scattante. Proseguiamo quindi con l'alzabandiera e poi con il concerto. Ah!
Basta di bersaglieri! Hop! Hop! Avanti! Marsh! Abbiamo il piacere e l'onore di essere qui con il generale commissario regionale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, Benito Pocheschi. Quella di oggi sicuramente una giornata molto emozionante. Sì, non solo commissario, per me è riduttivo. Io sono presidente nazionale onorario, sono generale di Corpo d'Armata e quindi sono 70 anni fa entravo in Accademia e quindi oggi mi sono trovato in questa realtà, in queste valli dove ho vissuto una giornata straordinaria, perché questi ragazzi, questi bersaglieri sono talmente
attivi, tengono talmente alle piume, alle tradizioni, e naturalmente quest'anno, come voi sapete, l'Associazione Nazionale Bersaglieri fa 100 anni, in più la Lombardia quest'anno ha ottenuto la Rosa Comuna, che è il massimo riconoscimento che dà la Regione Lombardia, quindi io sono particolarmente fiero di essere qui in mezzo in queste valli che non conoscevo, straordinarie, e stamattina, oggi, pomeriggio hanno fatto una bellissima cerimonia, l'alzabandiera, onore ai caduti, è stata veramente commovente per me, anche che sono un vecchio soldato ormai di 70 anni, come dicevo, entravo in accademia, ma oggi mi sono sentito ancora 20 anni come sono sempre i bersaglieri. Il bersagliere ha sempre 20 anni e lei ne è proprio l'esempio. Beh, io domani mattina, se voi siete sarete alla cerimonia, io farò la rassegna di corsa come fanno i bersaglieri a 180 passi al minuto. Come ha spiegato appunto prima, la sua è una vita dedicata ai bersaglieri. Sì, io ho fatto, come dicevo, 45 anni di servizio, da sottotenente a generale di corpo d'armata, ho comandato tutti i reparti, dal plotone al corpo d'armata, quindi sono pienamente soddisfatto, anche una vita anche da addetto militare, e poi ho fatto il rappresentante militare italiano alla NATO, quindi ho anche un'esperienza internazionale. Le giornate di oggi sono molto importanti per ricordare i bersaglieri del presente, ma anche e soprattutto del passato. Assolutamente, ecco, però noi ricordiamo il passato, i nostri caduti, ma ci proiettiamo anche su oggi, sui ragazzi. Come dicevo, questa sezione si caratterizza anche perché porta i ragazzi a visitare le trincee, porta i ragazzi, le scuole vanno a fare le lezioni, si può dire così, praticamente vanno a insegnare la storia dei bersaglieri alle scuole. Ecco, le fanfare fanno i ragazzi, la sera fanno scuola musica, quindi c'è un'attività sociale molto importante di cui noi siamo particolarmente fieri. Come detto più volte durante questa giornata, abbiamo la speranza che questo appuntamento diventi un appuntamento di ogni anno, e quindi l'aspettiamo anche l'anno prossimo. Io l'ho suggerito ovviamente al Presidente Martino, al Vicepresidente e anche al responsabile della comunità montana, che tra l'altro ho scoperto che ha fatto i lagunari, io ho comandato anche i lagunari a Venezia come me, quindi sono particolarmente contento. Sarebbe una bellissima cosa se la facessero ogni anno, perché sarebbe una cerimonia molto sentita qui. Io non mi aspettavo, questa è una terra di alpini ovviamente, però insomma noi bersaglieri non sfiguriamo, anzi oggi diciamo che siamo stati molto bravi. E cosa si augura un po' per i bersaglieri e non per il futuro? Beh, i bersaglieri hanno sicuramente un futuro, purtroppo i venti di guerra voi li conoscete, siano sia a Oriente che a Occidente, e noi dobbiamo essere preparati, il nostro strumento, l'esercito, le forze armate devono essere preparate, e i bersaglieri, oggi abbiamo 6 reggimenti che tra l'altro sono anche in prima fila, sono anche sparsi per il mondo, e quindi naturalmente i bersaglieri avranno un ruolo di primo piano come l'hanno avuto dall'anno di nascita 1836. Ringraziamo quindi tutto quello che fanno, sia nel presente e anche tutto quello che hanno fatto. Io li ringrazio particolarmente come bersagliere più anziano dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, e quindi sono anche fiero, oltre al ringraziamento che faccio a questi ragazzi, i quali senza pretendere nulla sono tutti volontari, fanno quello che devono fare e soprattutto danno l'esempio di attaccamento alla patria, alle istituzioni, alla nostra Costituzione. Siamo con il presidente della comunità montana di Valtrompia, Gianmaria Giraudini. Sono eventi che la comunità montana apprezza e appoggia proprio per tenere vivo il ricordo anche dei bersaglieri. Sì, in effetti, a parte il posto fantastico dell'altissima Valtrompia, che ne andiamo orgogliosi, la giornata non era sicuramente estiva, però una giornata che aveva un suo fascino, indubbiamente, questa nebbia qui in cima alla valle, insomma. No, dicevo, è importante perché anche i bersaglieri hanno fortemente voluto questo evento, ben organizzato dalla sezione locale bersaglieri, dove ha visto tra l'altro due bande fantastiche, molto brave per essendo solo fiati, assolutamente bravi, all'altezza di tale nome, e devo dire che hanno reso onore, se si vuole, anche alla persona di riferimento, il bersagliere Lucchini, che ricordiamo il nonno dei signori qua Lucchini, e nello stesso momento un pezzettino di Valtrompia, direi, finalmente viene riconosciuta a livello nazionale, non solo.
Valtrompia che ha dato molti purtroppo martiri tra i bersaglieri, mi diceva prima il generale presente oggi, e che comunque ha dato un grande contributo a quello che è stato nel periodo risorgimentale, ma soprattutto nelle due guerre e nel periodo del Libano, dove addirittura bersaglieri lombardi più in generale hanno lasciato la vita. Manifestazione importante, ben organizzata, molta gente, ripeto, nonostante le condizioni meteo avverse, però insomma ho voluto portare il saluto di tutti i sindaci che ho l'onore e il piacere di rappresentare, perché credo che l'essere presente come riconoscimento, come ringraziamento credo a queste forze militari in parte in pensione e in parte attive, che sono fondamentali nella vita di ogni comune per le piccole e grandi opere che possono fare. Quindi un grazie di cuore ai bersaglieri, un arrivederci all'anno prossimo, e il nostro Maniva, insomma, così importante che dall'alto ci guarda, continua a essere meraviglioso e punto di interesse da parte di tutta l'intera valla. Raccontavo poi prima che è figlio di un bersagliere, quindi questa giornata sarà ancora più emozionante. Sì, commovente, se mi consente, nel senso che sì, mio papà è un bersagliere e tra l'altro è stato anche medagliato per atti eroici, che non ci ha mai voluto dire. Probabilmente quelli che compiono gli atti eroici veramente li tengono per sé, però gli è stato un riconoscimento dovuto appunto dalla NATO, che ci ha mandato un attestato. Quindi maggior ragione la mia presenza qui, sicuramente di fare piacere a mio padre, che dall'alto ci guarderà con quello sguardo serio ma molto paterno che ha sempre avuto con noi, con il suo dinamismo, perché lo era di fatto negli aspetti, negli scatti, nei momenti, nella vigoria, un bersagliere. Però ripeto, questa mi ha toccato molto a livello personale, come credo abbia toccato in moltissime persone presenti in questo zona fantastico dell'Alta Valle. Una giornata di ricordo che speriamo diventi un appuntamento annuale. Me lo auguro di cuore, meritiamo, credo che la Valtrompia in generale lo merita, in tal senso ci opereremo per far sì che diventi veramente una consuetudine, un'annualità, perché ripeto, intanto si rende merito a dei fatti importanti di due secoli di impegno da parte dell'arma dei bersaglieri. E poi credo che meritiamo come valle dei riconoscimenti, anche visto il tanto sangue versato dai nostri militari, e soprattutto credo che un luogo meraviglioso, io forse parlo, sono un po' di parte, come la nostra valle meriti. Quindi sicuramente mi sento di dire forza, appuntamento l'anno prossimo. Siamo qui con Giacinto Boventi, che è vicepresidente della sezione bersaglieri della Valle Trompia. La giornata di oggi ha avuto una preparazione lunga, raccontava prima, giusto? Sì, è stata una task force molto lunga. Era anni che volevamo fare questo concerto. Poi, per una serie di eventi un po' tragici, è stato trasportato una, due, tre volte, finalmente ce l'abbiamo fatta. È cominciato a novembre ora, piano piano, all'inizio c'era un po' di scetticismo, poi piano piano si sono convinte anche le amministrazioni, un po' tutto sul territorio, ringraziando la famiglia Lucchini, ci ha dato una grande mano, anche perché il concerto è dedicato al nonno, che era bersagliere e uno dei fondatori della nostra sezione di Valle Trompia, nata 95 anni fa, 18 giugno. 1929. Festeggiamo infatti l'anniversario. Tornando invece poi all'organizzazione delle giornate, immagino quindi che le persone coinvolte sono state tante. Sono state tante, dopo alle quali porto i miei ringraziamenti, le nostre famiglie specialmente, perché io e Martino, il presidente, e un altro, non ci hanno visto per gli ultimi due mesi. Abbiamo dovuto lasciare tutto per dedicarci, perché purtroppo abbiamo dovuto anche cambiare sede, perché inizialmente era nata 95esimo concerto al Maniva e 20esimo la sezione, che avevamo la sede a Lumezzane. Invece purtroppo è decaduta il 20esimo, perché abbiamo dovuto liberare i locali perché la proprietà voleva vendere. Ringraziando il sindaco di Polaveno di prima, la dottoressa Valentina Bognotti, che nel suo quinquennio ci ha dato una mano, prima col parco
nel 20 adesso, con i locali che ci ha messo a disposizione, abbiamo dovuto lavorare perché erano dismessi da anni, però ce l'abbiamo fatta. Li miglioreremo e domani faremo anche questa inaugurazione a Polameno, in località Gombio, di questi locali. Quindi tanto sforzo, ma ne è valsa assolutamente la pena. Sì, veramente sono contento, per due motivi. A parte il tempo che avevamo prenotato, il sole invece ci ha ingannato, per cui niente, ci siamo salvati, che lo abbiamo fatto all'interno il concerto. Però anche all'interno ha avuto la sua bella... Ho visto la gente, guardavo le facce della gente, anche quando le presentatrici presentavano i brani, si sentiva un silenzio da tomba. Veramente, grazie, grazie a tutti. Assolutamente, le fanfare hanno reso il momento ancora più magico e celebrativo. Esatto, perché abbiamo voluto io e Martino proprio queste due fanfare, che sono le migliori d'Italia, e in più sono coese, molto coese, perché sono anche qualche legame di parentela. Oltre alla fanfara di Bedizzole, che ha parecchie origini valtrompline, nostro orgoglio della Valtrompia, per cui speriamo di riuscire anche in futuro di ripetere l'evento, magari col sole prenotato per quest'anno, che è in debito, il tempo ci gratifichi anche una volta di quello. Ringrazio tutti, anche le amministrazioni, tutti. Grazie anche a voi.